ve l'ho anticipato in uno degli ultimi video che abbiamo pubblicato sul canale ed eccomi qua con questo contenuto, ovvero dimagrire grazie alla tecnologia. Ho perso effettivamente 5 kg in circa 3 settimane sfruttando la tecnologia oggi disponibile sul mercato. Premessa, non ho seguito una dieta vera e propria, non ho contattato un dietologo e quindi ho fatto, diciamo, a modo mio, che non è sicuramente la giusta direzione, però dovete sapere che io sono uno sportivo, ho fatto sport a livello agonistico per praticamente 20 anni, ma soprattutto ho studiato scienze motorie. Quindi in qualche modo qualche piccola nozione ce l'ho e non ho seguito una dieta che eliminasse particolari nutrienti, per cui ho semplicemente abbassato il quantitativo di calorie che assumo giornalmente. Come state vedendo, per monitorare tutto quanto ho utilizzato l'ecosistema Huawei. Le motivazioni sono fondamentalmente due. La prima, perché la bilancia che vedete e il Huawei Watch Fit sono insieme in promozione proprio in queste settimane. Lo sono state ad ottobre, lo sono anche nel mese di novembre e con 109 euro vi portate a casa entrambi i prodotti. Per darvi un ordine di paragone, questa bilancia comunque su Amazon costa meno di 30 euro e questo orologio costa 109 euro. Se avete però altri prodotti Huawei da polso, che siano Honor o appunto Huawei, potete acquistare la sola bilancia e interfacciare il tutto all'interno dell'applicazione Huawei Health. Il secondo motivo è proprio l'applicazione Huawei Health, perché è un programma che è disponibile su tutti gli Android, quindi non vi serve un Huawei per utilizzarlo, e si connette con tutti i dispositivi hardware della famiglia, appunto del produttore cinese, con un'interfaccia estremamente facile, immediata, pulita, con una sincronizzazione cloud che vi permette poi di registrare tutti i vostri progressi e vederli anche da altri smartphone. Basta fare il login e quindi non perderete nulla di quello che avete memorizzato, anche per esempio il sonno o qualsiasi altra informazione che vi dà il vostro orologio. C'è però anche un altro motivo ed è quello prettamente di disponibilità sul mercato. In realtà, andando a guardare quello che offre il mercato, non ci sono reali alternative a un prezzo interessante sul mercato, perché come vi ho detto 109 euro per orologio e bilancia, potete spendere anche meno prendendo la Huawei Band per esempio, ma se andiamo a guardare la controparte tipo Fitbit o Garmin, hanno comunque dei prezzi molto più alti e alcuni prodotti non sono proprio nuovissimi, soprattutto le bilance. In questo caso ho trovato, secondo me, il giusto equilibrio tra software, hardware e prezzo. Ora, perché è stato divertente in realtà seguire questa dieta nelle ultime 3 settimane? Perché è un po' nerd, però devo dire che la quantità di informazioni e di dati che riescono ad essere inseriti e integrati all'interno dell'applicazione Huawei Health grazie all'orologio e alla bilancia sono veramente altissimi. Vi basti pensare che io ho iniziato la pesata, quindi il primo giorno effettivo di regime, l'8 ottobre. Mi sono messo in piedi sulla bilancia e senza vestiti, soltanto in mutande, senza calzini, mi sono pesato e pesavo circa 99 kg. Ero più o meno al limite dei 100. E perché scalzo? Perché questa bilancia non solo vi permette di andare a monitorare e a misurare il peso, ma vi dà anche l'indice di grasso corporeo, la massa magra, la massa grassa, vi dà anche il grasso viscerale, indicazioni sul metabolismo basale, il bilanciamento idrico, la densità minerale ossea, le proteine del vostro corpo, la massa muscolare e quindi una quantità di informazioni che già solo dalla bilancia riempiono la pagina. Poi ci sono dei grafici, insomma è davvero molto divertente anche monitorare quelle che sono le nostre indicazioni, le nostre percentuali corporee. Ovviamente io non so se questi dati siano corretti, o meglio quanto siano realistici rispetto a uno strumento professionale o un'analisi medica clinica completa del mio corpo, un check-up. Però prendo per buono questi dati, soprattutto li prendo per buoni nel momento in cui dalla prima pesata tutte quelle successive le ho fatte con lo stesso ecosistema, quindi anche se ci fosse un errore iniziale, questo errore me lo sono portato dietro sempre e quindi il progresso positivo sarà comunque corretto, in linea con i dati che ho sempre registrato.
Però la bilancia non è l'unico elemento importante di questo binomio, perché proprio l'orologio, il Watch Fit, per chi mi piace questo orologio perché dura tanto la batteria, potete vedere la recensione di Elena qui sul canale con lo schermo OLED, insomma un prodotto che a me piace molto anche perché non è troppo grosso e che grazie ai suoi sensori e all'integrazione con l'applicazione Huawei Health vi permette di avere da subito, appena vi svegliate, una quantità di dati incredibili. Infatti, oltre alla bilancia, voi potete avere, per esempio, il dettaglio dell'esercizio fisico che avete fatto, ovviamente i passi, se avete fatto qualsiasi tipo di attività motoria che io non ho fatto, ma ci arriverò tra poco, potete monitorare costantemente la frequenza cardiaca, potete vedere il livello di stress, potete monitorare l'ossigenazione del sangue tramite l'SPO2, quindi la possibilità di vedere anche un po' i vostri parametri se sono corretti, insomma lo sapete, no? In questo momento di Covid l'ossigenazione sanguigna è abbastanza importante e ovviamente vedere come avete dormito, migliorare magari anche il sonno e capire come riposare meglio per poi nell'intero ecosistema Huawei tra peso, dieta e questi dati avere una sorta di micro check-up davvero molto funzionale. Vi ho accennato che non faccio sport, o meglio che l'ho fatto anche a livello agonistico, ma in questo mese o comunque durante gli ultimi mesi non ho praticato attività sportiva e questa dieta non l'ho associata a un'attività sportiva. La motivazione fondamentalmente è quella che vi immaginate, la situazione attuale, la chiusura, i lockdown, le palestre non sono proprio il posto ideale dove passare il proprio tempo e quindi ho evitato di fatto qualsiasi attività fisica se non un circa 10-15.000 passi al giorno perché banalmente porto fuori il cane. ...1500 calorie era il mio obiettivo giornaliero che ho mantenuto per circa 3 settimane aiutandomi anche con l'applicazione MyFitnessPal, perché l'applicazione Huawei non permette di andare a inserire il cibo che mangiamo, banalmente a fare un calcolo calorico, e quindi mi sono affidato a una delle applicazioni più popolari che è proprio MyFitnessPal. Ho utilizzato l'abbonamento a pagamento per un mese, che in realtà è il primo mese gratuito, per avere proprio tutti quanti i dati. Devo dire che è anche divertente, dopo magari 2-3 settimane effettivamente scrivere sempre quello che uno mangia diventa magari un pochino faticoso, soprattutto se siete pigri come me, però si ha in questo modo un monitoraggio molto completo di quello che facciamo. 1500 calorie al giorno potrebbero sembrare poche, ma in realtà vi basterà andare al supermercato e invece di comprare quello che magari comprate senza pensarci, girare le scatole e andare a guardare le calorie. Per esempio, io non mi sono sicuramente limitato nella tipologia di prodotti che ho acquistato. Barrette di cioccolata con per esempio il riso soffiato, una barretta in questo caso ha 89 calorie. Considerando che ne ho 1500 a disposizione, è un ottimo snack per merenda che vi dà anche quell'energia per arrivare alla sera o quel gusto un po' di cioccolata che chiaramente fa sicuramente piacere. La mattina ho sempre preso i cereali, invece di andare a occhio ho messo un peso esatto. Mi sono dotato di una bilancia con i grammi e banalmente ho inserito esattamente la quantità di cereali corretta, 35 grammi, la quantità di latte corretta per avere una colazione assolutamente sostanziosa. Ho preso tutte le mattine il cappuccino al bar, quindi chiaramente senza pasta, con poco zucchero, quindi non mi sono limitato realmente. Ho tolto alcuni elementi, ho tolto completamente il pane, ho ridotto al massimo la quantità di pasta e di farinaci in generale che ho assunto durante la settimana, ma non mi sono mai limitato nel mangiare una bella pizza tutti i venerdì sera, per esempio. O ancora durante il giorno i miei snack sono stati cracker integrali, oppure ancora dello yogurt magro con del miele, della frutta. Ho banalmente cercato gli alimenti meno calorici, gustosi, con un minimo di attenzione, usando carni bianche come il pollo, come il tacchino. Ho comunque mangiato il pesce a volontà, frutta, come ho detto, e soprattutto verdura. E chiaramente sono stato un attimino attento alle quantità, banalmente ai grammi, in modo tale da non mangiarmi
due scatolette di tonno, ma non mangiarmi 150 grammi di hamburger, ma magari 80. E questo va nel computo giornaliero a cambiare totalmente la quantità di calorie che si assumono durante il giorno. E quindi alla fine 1500 calorie non sono in realtà poche, anzi sono più che sufficienti per una vita ovviamente sedentaria, cioè per un lavoro come il mio dove sto al computer, dove faccio più o meno 10-15.000 passi al giorno e quindi non è che brucio chissà quante calorie, appunto. Ora, andando a vedere la mia progressione, vedete come in realtà in 3 settimane ho perso praticamente 5 kg. Sono passato dai primi giorni, la prima settimana in cui c'è stato effettivamente il cambio più importante, perché sono passato da 99,6 kg a 95,6 kg, quindi 4 kg secchi persi in praticamente una settimana. Dopodiché la settimana successiva è stata abbastanza stabile, anzi in realtà sono anche un po' risalito perché tra l'altro sono stato anche a cena fuori, quindi ho avuto anche un po' di sgarri nella mia quotidianità, però insomma sono rimasto sempre tra i 94 e i 95 kg. Poi intorno alla terza settimana ho avuto un'altra fase di dimagrimento fino ad arrivare al 31 ottobre, dove il mio peso è stato quello più basso, 93,6 kg. E vi dico che il mio peso l'ho sempre fatto, l'ho sempre registrato la mattina tra le 9 e le 11, ma comunque a parità di condizione. Quindi con la colazione fatta, dopo essere andato in bagno, ma non è che 2 ore di tempo circa, anche 3 ore la mattina, cambiano quelli che sono i dati che ho registrato. Dopodiché ho continuato e sto continuando tuttora a monitorare il peso, non lo faccio più quotidianamente, lo faccio un pochino meno, però capite bene che con tutti questi dati, vedere il proprio peso scendere, vedere tutto quello che abbiamo mangiato, andare a monitorare qual è anche l'obiettivo, no? E quindi vedere il nostro indice BMI, quindi in questo caso mi dice sono sovrappeso, però insomma appena scenderò sotto i 90 probabilmente tornerò a essere in salute, perlomeno secondo l'applicazione. Nessuno mai direbbe che io sia una persona grassa, sono semplicemente un pochino robusto, però devo dire che è anche uno stimolo molto interessante, perché la mattina mi sveglio, dai, vediamo se il mio grasso corporeo è sceso, ed ecco qui l'indicazione è molto interessante, perché adesso sono passato da un grasso corporeo iniziale pari a 27,9%, che quindi è quasi 28, ad avere oggi, o meglio nel momento più basso, 25,8%, quindi una percentuale che effettivamente è calata di 2,5 punti circa percentuali. Quindi continuando su questa strada dovrei arrivare a il mio peso forma, che dovrebbe essere circa di 88 kg, ovviamente senza fare particolari rinunce e con il piacere di avere tutti questi dati, un po' nerd, un'applicazione ben fatta, un orologio carino e aver speso soltanto 100, poco più di 100 euro. Se anche voi avete utilizzato la tecnologia per dimagrire o comunque vi siete avvalsi di prodotti di questo tipo per aiutare la vostra quotidianità e a mantenere il peso o scendere come sto facendo io, senza però seguire delle diete particolarmente ferree che comunque devono essere date da un dietologo, non fate nulla completamente a caso, usate ovviamente la testa e il buon senso, fatemelo sapere qua nei commenti. Maggiori informazioni come sempre trovate in descrizione con il link alla, diciamo, recensione, al contenuto scritto e ovviamente all'acquisto di questo bundle, comunque sia sul sito Huawei sia su Amazon. Ciao!